Buonasera, sono il maresciallo Caputo di Sant'Agata. Qua hanno fermato la signora e hanno portato la macchina, hanno sequestrato la macchina e a lei pure. Ora lei mi diceva, la signora, che queste bottiglie di 1300 bottiglie di liquore, di contrabbando, li doveva consegnare a te. No, no. A me lei non me ne ha parlato per me. E allora cosa avete avuto in collaborazione con questa signora? Ci volevamo conoscere. Ma questa era con una minigonna, una bella signora, alta 2 metri. Ci voleva conoscere con me. Ma avevate un appuntamento, dimmi la verità, perché questi ti mettono nei guai pure a te. Io sono Caputo, pagala. Ma se questa volta la lascio stare, la macchina. No, ma io sono il carabiniere. Sì, ma io sono il carabiniere Caputo di Sant'Agata. Io l'ho lasciata perdere. Ma la finanza non la lascia perdere, ha sequestrato la macchina. Se la sono portata da dentro, se la sono portata. Perché dice che lei veniva da parti che doveva consegnare dei liquori a te. No. Se ci serviva la portarla a qualche altro, non lo so, ma me non mi ha detto niente a me. Dai, rispetto a chi dice alla finanza non lascia stare pure lui, dai. Dimmi la verità, che cosa avete discorso? Avete parlato? No, perché questa, cosa avete discusso con lei? Perché questa ha il telefono sotto controllo, questa è la moglie di un mafioso che si è lasciato con un marito. Questa è un marito. Va bene, va, se lei la vuole lasciare stare, la aspettare per questa volta, lo faccia per me, si dice a maresciallo. Ma io lo faccio perché sono di Sant'Agata e penso di conoscerti, no? Perché lei mi ha detto il custode del cimitero di Sant'Agata. Ma con te, siccome hai il telefono sotto controllo, con te cosa ha parlato, cosa ha discusso? Ma chi è il telefono sotto controllo? La signora. Io non lo so. Ma con te ha parlato di liquori prima di questo arresto? Quello che deve fare, se la vuole lascia andare, ma se non niente, va. Sì, ma scusami, tu prima di parlare con lei, io non voglio che tu passi guai, hai parlato di liquori con lei, no? No. A questo a me interessa. Perché lei dice... No, io non ho parlato niente. Perché lei mi diceva, io a telefono al mio amico, io mi trovo qua perché io devo consegnare dei liquori. Gli ha detto il maresciallo della finanza, ma chi è il suo amico? Dice il custode del cimitero di Sant'Agata. Ora invece hanno sequestrato la macchina e a lei pure. E ci hanno chiamato a noi la pattuglia di Sant'Agata. Io come mi devo comportare? E a te ti voglio dire. Pure a questo maresciallo della finanza, questa volta me la lascio andare. Ma parla chiaro con me, ma questa è una prostituta, chi è? Ma non lo so, è un'amica che ci conosciamo, vuole passare qua, vuole sapere dove... Non dire per telefono, che c'ha un parente che vuole sapere per leggere il libro qua dove caduto. Come? Non ho capito. Nei libri dove il posto, dici che è morto l'anno scorso. Ma chi è morto? Il tuo padre, non lo so il cognome, come si chiama, tuo zio. Ma che ne so io? L'importante è che tu con lei non hai parlato di liquori. No. Quello vuoi sapere la verità, questa nel cofano aveva i liquori e aveva pure la marijuana. Non lo so, io non ne ho parlato per niente. Bravo, questo è importante. Io non ne ho parlato per questo, perché per conoscere, per andare a vedere suo padre, che andava a qualche posto vicino, se poteva trovare pure fiori, comprare i fiori e andare a... doveva portare i fiori al cimitero, sì. A suo padre. A suo padre. Ma se suo padre... Ma se suo padre ha 30 anni, che è all'ergastro? Suo zio! E suo zio pure è stato, questi sono una famiglia di mafiosi, ma con chi hai da fare tu? Va bene, ma quello che devo fare, la voglio lasciare andare, non voglio... Ma non voglio sapere più niente, dai! Ma chi è questa? Questa chi è questa?